se il saluto. Gli scrisse una lettera esilarante in cui diceva: non sono un vecchio ciarlatano ebreo, sono un artista. E Marino Marini risponde: no, tu sei un folle del colore, e al colore ti ho mutato. Henry Miller non voleva essere ritratto e quindi con la penna Bic Marini lo inseguì per tutta una scala, e il ritratto di Henry Miller è uno dei più belli in assoluto. Naturalmente Stravinsky è l'altra figura fondamentale. I ritratti sono molti, alcuni sono a Pistoia, altri sono in altri musei del mondo, un altro ancora presso la famiglia Stravinsky. E Stravinsky chiese lui di essere ritratto da Marino Marini. In quel momento Stravinsky era nella posizione più critica della sua vita. Dopo essere stato il maestro delle avanguardie, dopo aver cambiato tutto, il contrario di tutto, aver avuto la fase, tra virgolette, neoclassica, di cui sentiremo un pezzo meraviglioso più tardi, e aver cambiato ogni identità, si ripresentava in Europa nel 1949 con un balletto sublime, Apollon Musaged, si presentava a Venezia alla Biennale, e lo andava a intervistare un giovane scrittore di Vicenza molto ambizioso chiamato Goffredo Parise, il quale lo seguì ossessivamente per Venezia in gondola, per scoprire che alla fine Stravinsky si recava sempre in un unico posto, al cimitero di San Michele, a vedere la tomba di Diaghilev e a preparare la propria, perché accanto a Diaghilev si farà poi seppellire nel 1971. Stravinsky è un apolide, sceglie Venezia come tomba perché non può tornare a Pietroburgo, che gli è interdetta per il regime comunista, e perché è l'unica città, dice lui a quell'epoca, in cui si sente di poter sognare anche dopo morto. Lo vedete nel 51 a Venezia, in prova con Hilde Guden per l'opera The Rex Progress, La carriera di un libertino. E naturalmente Marini segue tutta questa realizzazione, vede lo spettacolo, a quanto pare non a Venezia ma poi alla Scala, e è l'opera in cui il Settecento, la storia di Tom Rakewell, viene da Hogarth, La carriera di un libertino è quello che si dedica alla crapola, al vizio, al gioco, al bere, alle donne, e poi finisce pazzo in manicomio. Naturalmente ci porta musiche anche più dissonanti, e cominciamo a sentire un po' di Stravinsky per pianoforte, e in questo caso una di queste sue meravigliose rivisitazioni di danze popolari, crudeli e sbilenche, e che sia un tango. Che vedere col circo e col music hall è una delle grandi invenzioni non novecentesche, ottocentesche in realtà, che raccontano sempre di esilio, cambiamento. Il tango lo troviamo ovunque, come tutte le cose fondamentali, ad esempio la minigonna, noi la vediamo quando appare, ma non sappiamo il suo creatore. E così del tango noi sappiamo che di solito ci viene detto che è una roba da maci, che sbattono le donne per terra,
Però, guarda caso, la prima autrice di Tanghi Editi si chiama Eloisa Dardil, era alta 1,12 m, elegantissima come un biscuit, ed era pure allieva di Liszt, quindi la grande scuola della musica europea pianistica. Perciò, il tango ha questa cosa importante che piaceva tanto a Stravinsky, che è volver, come la canzone fondamentale di Carlos Gardel, ossia, quando tutto è finito, quando abbiamo perduto la felicità della giovinezza, ci rimane comunque da tornare, e questo verbo tornare è il verbo fondamentale del tango. E tutti gli esuli del Novecento, che ossessivamente si muovono di paese in paese, continuano ad andare e sperare di tornare. Vladimir Nabokov sempre ci soccorre. Nei suoi romanzi ossessivamente racconta sempre lo stesso sogno, che, venendo via da Costantinopoli, scopre che non ha più il passaporto Nansen. Nansen era un signore svedese, esploratore polare, che aveva capito unico che tutta l'Europa e l'America e il Sud America sarebbero stati invasi da un esercito di profughi che non avrebbero avuto documenti per anni. Quindi, con la Società delle Nazioni, aveva emesso dei passaporti provvisori, investendo una propria cospicuissima somma di denaro per dare un'identità almeno fantasmatica, provvisoria, a persone che non erano più niente. Il tango ha molto a che vedere con questo. E anche il music hall e gli strioni di strada, un momento ci sono e un momento dopo non ci sono più. Altra versione, forse per me anche più forte, del ritratto stravinskiano, che Marini commenta dicendo: quanto è nervoso Stravinsky, quanto è moderno Stravinsky, quanto scappa Stravinsky. Perché per fargli il ritratto Marino l'ha dovuto inseguire per tutta la casa, perché lui diceva sì, ora poso in salotto, e scappava in cucina, diceva ora poso in cucina e andava in salotto, poi usciva fuori sulla veranda e poi tornava dentro in camera da letto. E via via ci sono tanti disegni che raccontano questo tentativo di carpire una fisionomia e una musica, naturalmente, dice Marino Marini, che in questa scultura gli vuol dare conto di quello che Stravinsky, così dimesso nell'aspetto, eppure rivoluzionario come nessun altro nella musica novecentesca, aveva una sorta di doppia vita, sostanzialmente, tra un uomo estremamente sobrio e una musica estremamente violenta. Questa è un'altra versione ancora, che si trova alla Fondazione Marino Marini a Palazzo del Tau a Pistoia. E questa è la lettera. Cher Marino Marini, c'est vraiment si gentil, è davvero gentile da parte vostra, non aver dimenticato la sua promessa per la fotografia della scultura della testa. Trovo questa scultura straordinariamente bella. È con grande fierezza per me che il mio volto sia stato scolpito da uno dei più grandi artisti del nostro tempo. Forse avrò l'occasione di vedere questa scultura dal vivo tra poco. E voi, lei ha il progetto di fare un'altra mostra importante negli Stati Uniti? E Jean Darman, di nuovo i russi sempre così importanti, grande scenografo, scenografo di Jean Cocteau, grande scenografo di balletto, scenografo alla Scala, c'è scritto che le ha reso visita di recente e che è stato assolutamente entusiasta di tutta la sua opera. Molte belle cose a sua moglie. Mi creda, mio caro amico, e abbia il mio tre fedele, molto fedele ricordo. Naturalmente siamo français parfait, come si studiava a Pietroburgo nel 1910, quasi immacolato come dei versi di Racine. Ma in tutto questo Stravinsky ha sempre detto che il ritratto di Marino è il più bello che ha avuto in tutta la sua vita, è stato ritratto da Picasso e da uno stuolo di artisti fondamentali. Questa è un'altra dedica per Marina, come vedete con una piccola notazione, e in questo caso un ballettino che aveva scritto per lei con l'idea che lo rappresentasse nel salotto di una casa, ma lei aveva detto che non se la sentiva. E poi naturalmente si ricomincia con le sculture che raccontano di giocolieri, di acrobati, di figure insomma di vario tipo che l'esperienza stravinskiana hanno riportato fortemente in auge, in buona sostanza. E visto che Stravinsky è il maestro dell'ostinato, la sua figura ritmica, ripetere le note fino all'ossessione, fino a trasformarle in un mantra, come poi diremo meglio, intorno alla saga della primavera, che è l'unico spettacolo che Marino Marini ha voluto scenografare in tutta la sua vita, in omaggio a Stravinsky alla Scala nel 72. E dell'ostinato sentiamo però un altro esempio che viene da un'operina meravigliosa e crudele, che è una fiaba russa, La Volpe, Renard. E sentiamo cosa accade nell'episodio di Pribautki, in cui gli ostinati vanno diretti al cervello dell'ascoltatore.
detto tutto. È un minuto secco di ostinati maniaci e perfetti. Come vedete, acrobate di ogni tipo, colore e postura, tutte queste immagini vengono dall'archivio qua del luogo. E poi la grafica che ci riporta proprio al circo. E peraltro di Marino Marini si era riparlato molto nell'occasione di quella mostra bellissima che fu la Grande Parade, la Grande Parata a Parigi, voluta da Jean Clair, la prima grande mostra onnicomprensiva sulla storia del circo nell'arte europea. Naturalmente queste hanno a che vedere con immagini che sono di Georges Rouault, ma anche di Seurat, c'è tutta una tradizione francese.